Grazie Presidente. Questo progetto nasce come un patto di una comunità che vuole prendersi cura, proteggere e valorizzare il proprio territorio. L'ecomuseo urbano a Duas Lauros, scusate, devo riprendere un attimo fiato. Si trova in un'area periferica, parliamo della periferia sud-est di Roma, in un'area che negli ultimi anni nella sua storia ha subito una pesante cementificazione e questo ha portato anche un sovraffollamento e una densificazione a livello residenziale e quindi è stata causa poi negli anni di degrado. L'elevata complessità sociale, in particolare facciamo riferimento alla forte componente multietnica di bengalesi, cinesi, peruviani, nordafricani che compongono insomma, a livello sociale la popolazione di quest'area di Roma, grazie appunto a questo progetto questo aspetto diventa un'alta potenzialità. Un progetto interculturale ad alta potenzialità, quindi da punto di debolezza, perché ricordiamo soprattutto nelle cronache dei giornali in cui spesso e volentieri anche quando l'area di Tor Pignattara non c'entra niente, però viene sempre presa come riferimento di luogo di degrado, luogo multiculturale però visto in senso negativo e non nel senso positivo del termine, come ricchezza. Nel 2009 un gruppo di cittadini decide di unirsi, di formare un comitato scientifico proprio per proteggere un territorio il cui ultimo polmone verde dell'area sud-est di Roma è a rischio cementificazione. Stiamo parlando di quasi 3.000 metri cubi di cemento in un'area che soffre di una mancanza di verde, basta guardare gli standard urbanistici che non vengono rispettati, nemmeno la metà del minimo degli standard urbanistici di verde pro capite. E questa comunità che decide di impegnarsi per la tutela del proprio territorio non vive e manifesta passivamente questa volontà di non cementificare, di non portare avanti uno sviluppo territoriale inteso come ulteriore cementificazione, edificazione di un'area, di una delle poche aree verdi rimaste nel quadrante sud-est, ma bensì si attiva in maniera propositiva, proattiva, affinché si porti avanti un progetto che, riconoscendo quelle che sono le risorse culturali, archeologiche presenti e anche questa realtà multiculturale, si possa attivare un percorso di valorizzazione di quest'area. Sì, perché parliamo di un'area dove insistono il mausoleo di Sant'Elena, le più grandi catacombe d'Europa, quelle del mausoleo di San Marcellino e Pietro, le catacombe di San Marcellino e Pietro, l'acquedotto alessandrino, le villa delle piscine, l'ecomuseo a Duas Lauros da cui prende il nome il progetto di ecomuseo. Quindi da un fatto emergenziale la cittadinanza dal basso, ed è quello che è importante evidenziare, si riattiva per promuovere questo percorso di riabilitazione e valorizzazione di quelle che sono le risorse diffuse sul nostro territorio. E attiva un comitato scientifico fatto di tecnici, ingegneri, architetti, anche specialisti culturali, ma anche semplici cittadini che hanno a cuore il loro territorio. E io credo che questo sia un passaggio che è alla base del successo di questo progetto che nasce dal basso e coinvolge la cittadinanza stessa. Ecco perché qui stiamo parlando di un progetto di un ecomuseo che ha sostanzialmente di diverso,
che è un museo diffuso su tutto il territorio, fa riferimento un po' a quello che è il concetto di museo alveare ed è quello che andiamo a attivare con questa mozione, per cui la realizzazione finalmente dopo di tutti questi anni di lavoro dal basso della cittadinanza, stiamo parlando già dal 2009 dove ci sono stati diversi riconoscimenti sia a livello locale che regionale che comunale di questa realtà, di questa rigenerazione urbana partita dal basso, e nel quale noi con questo atto chiediamo che ci sia la costruzione attiva e la realizzazione di questo centro di coordinamento che avrà la possibilità proprio di realizzarsi nel cuore di Tor Pignattara, che è un po' il cuore simbolico di tutta quest'area Duos Lauros. Proprio è facile valorizzare un'area che già non si trova in difficoltà, che non è un'area di degrado. Invece qui abbiamo proprio un'occasione di partire e recuperare un'area che invece subisce un forte degrado sia a livello comunicativo, dalle cronache di tutti i giorni dei giornali, lo riscontriamo, ma anche poi dallo stato di abbandono. Ecco, questa amministrazione vuole dare un indirizzo diverso, un indirizzo che vada nell'idea appunto di promuovere questo ecomuseo, il primo ecomuseo urbano, che possa essere di esempio come esperienza pilota per un progetto di rappresentanza del territorio, ma di tutta Roma, che vada verso l'idea di promuovere una partnership con l'università, con soggetti pubblici e privati, con le comunità territoriali, che possa andare verso la realizzazione di una rigenerazione urbana di questo sistema. Voglio solo spiegare nel dettaglio velocemente che cos'è un ecosistema e perché si differenzia dagli altri concetti di ecomuseo, perché questo è un ecomuseo diffuso in cui è la stessa società ad entrare a far parte, la stessa comunità in maniera proattiva a fare parte delle attività di questo museo. Anche perché si vuole stimolare quello che è una conoscenza diversa del territorio, un turismo diverso, un turismo lento che abbia la possibilità non solo di vedere in quei tre giorni quelli che sono i monumenti più conosciuti, il Colosseo, il Vaticano, eccetera, ma che stimoli a venire a conoscere tutta la realtà romana e quelli che sono i percorsi che sono stati promossi, percorsi sostenibili, di mobilità sostenibile, percorsi sportivi, che fanno conoscere quella che è la storia culturale contemporanea anche di questi spazi e che possano tramandare e far conoscere all'estero, alla realtà cittadina, quella che è la realtà culturale di oggi, ma anche tramandare le radici di quello che vogliamo che si ricordi della nostra storia di comunità. Ecco, per questo chiediamo con questo atto, anche in vista della legge regionale che ha stanziato dei fondi, che riconosce, promossa, deliberata nel marzo del 2017, che ha stanziato i fondi fino al 2019 proprio per la creazione degli ecomusei, vogliamo che questo ecomuseo metta un piede in avanti solido con la creazione di questo centro di coordinamento a Tor Pignattara, su quest'area che abbiamo potuto visitare tramite il sopralluogo della Commissione Cultura e che abbiamo condiviso con il Municipio, in un percorso che abbiamo condiviso con il Municipio, e finalmente si possa fare un passo avanti verso la realizzazione di questo progetto importantissimo e che segnerà la fisionomia di quello che vogliamo che diventi Roma nel futuro. Grazie, perché la cultura può essere una forma alternativa di sviluppo, perché voglio solo dire questa cosa, nel senso, si è sempre intesa nelle passate politiche come sviluppo, valorizzazione, cementificazione delle poche aree verdi che rimanevano a Roma. Ecco, il salto che vogliamo fare di qualità con questa amministrazione è dire che un altro tipo di sviluppo è possibile. In questo caso uno sviluppo culturale che vada verso anche uno sviluppo economico e la promozione di quella che è l'artigianato, le attività locali di un territorio e la conoscenza della vita, dei processi di vita e lavorativi di una cittadinanza. Grazie Presidente.